Abbiamo apprezzato il lavoro che il Presidente Fico ha svolto in questi giorni. Sappiamo che oggi pomeriggio si concluderà con l'incontro con il Presidente della Repubblica. Noi abbiamo confermato che abbiamo apprezzato alcune aperture e chiarimenti che ci sono stati. Confermiamo che il nostro momento decisionale, noi siamo fatti così, possiamo piacere o meno, sarà la direzione. Il Presidente Orfini ha deciso di convocarla per il 3 e il 3 decideremo tutti insieme, anche tenendo conto sicuramente in maniera prima l'interesse del Paese, ma anche la volontà di arrivare a, diciamo, una decisione unitaria, se partire con un confronto. La prima precondizione per aprire un confronto era quella della chiusura del cosiddetto forno di destra, perché per noi è inaccettabile che si potesse pensare di fare un accordo di qua o di là allo stesso modo. Dopodiché il Movimento 5 Stelle conosce i nostri 100 punti programmatici, farà le proprie valutazioni e entro il 3 ci saranno le nostre valutazioni e il nostro confronto interno. Ma Renzi non delegittima il lavoro di Martina e di chi nel Partito Democratico sta cercando di comunque portare avanti questo dialogo, manovre, interviste ai passanti, invece di fare magari un referendum tra gli iscritti? Non mi sembra affatto che lo delegittimi, non mi sembra affatto. Anzi, guardi, io sono tra quelli che va molto orgoglioso della differenza del Partito Democratico. Credo che sia importante avere degli organi eletti democraticamente. Mi spiace per i partiti che non hanno la stessa formazione e la stessa cultura. Anche lei è pronto a tornare a votare come Renzi? Sembra che Renzi non si spaventi. In democrazia devono essere tutti pronti a tornare a votare. Se c'è qualcuno che non fosse pronto a tornare a votare, vi dovete preoccupare. Tutti, incluso noi. Quindi certamente siamo pronti. Se non ci sarà un governo si tornerà a votare. Se noi il 3 dovessimo decidere come direzione di procedere al confronto col Movimento 5 Stelle, vuol dire mica che si è fatto l'accordo, vuol dire che cominciamo un confronto. L'esito del confronto non è certo determinato dalla votazione del 3, su questo capiamoci bene, l'esito del confronto non è determinato la decisione del 3. Il 3, la decisione è se partire su un confronto, se ci sono le condizioni minime per mettersi a sedere e creare una discussione che poi approderà dove approderà. Ma secondo lei Martina ha sbagliato i tempi di questa apertura? Bisognava prima far fallire, diciamo, il tentativo delle 5 Stelle? Martina non ha fatto un'apertura. Martina ha dato la posizione del partito e la posizione del partito è quella di capire quali fossero le condizioni e di andare in direzione a decidere, a discutere, perché noi discutiamo contrariamente agli altri, e poi a decidere se aprire un confronto. Lo risottolineo, decidere se aprire un confronto. Secondo lei ci sono le condizioni per aprire un confronto per il momento? Per il momento la mia personale opinione è che le distanze programmatiche siano troppo ampie, però magari arrivano segnali al momento. Lei in direzione voterebbe no? Se me lo chiede il 3 gli dico come voterò in direzione. A questo momento voterebbe no? Se me lo chiede il 3 le dico come voterò in direzione. Grazie.